Ciao amici! Chi non ha mai sognato un giorno di possedere superpoteri incredibili degni dei più grandi supereroi come Hulk, Iron Man, Capitan America o Spider-Man? Di sicuro avere una forza erculea, dei riflessi e dei sensi sovrumani e poter volare in aria presentano dei sicuri vantaggi, soprattutto se si ha una fragile costituzione e se si è abituati ad evitare le risse. Se i comics di Marvel o altri sono così popolari è perché ci mostrano delle persone assolutamente normali diventare supereroi straordinari. Quindi tre giovani fan boliviani di Spider-Man hanno pensato di poter vivere le avventure emozionanti dell'uomo ragno facendosi mordere da un ragno, come fu per Peter Parker, prima di diventare un supereroe. È la storia che stiamo per lasciarti scoprire oggi. Mettiti bello comodo perché si inizia. I poteri dei supereroi hanno dato idee ad alcuni che hanno pensato che avrebbero potuto anche loro ereditare di questi favolosi poteri nella vita reale e cambiare in questo modo il corso delle loro esistenze. Ma se finora nessuno è stato abbastanza stupido da farsi intenzionalmente irradiare o farsi spennellare lozioni chimiche corrosive in modo da poter avere dei poteri, alcuni hanno avuto tutt'altra idea, ancor più strana e pericolosa. La nostra storia si svolgerà intorno a Peter Parker, il personaggio principale del film Spider-Man e l'eroe preferito da questi giovani. Senza dubbio Spider-Man è il personaggio più emblematico di tutto l'universo Marvel e molto probabilmente anche il supereroe più carismatico e più popolare mai creato da Stan Lee. Incarnante al contempo i valori americani di coraggio e di bravura, Spidey gioca anche spesso col suo senso dell'umorismo e le sue battute rivolte ai suoi nemici in pieno combattimento, senza scordare ovviamente la sua incredibile forza e la sua ragnatela famosa che usa come liana per ondeggiare in mezzo ai grattacieli di New York. Così, tanti ingredienti che hanno fatto in modo che la popolarità dell'uomo ragno sia ancora così immensa, il che si traduce tuttavia con la quantità di film timbrati Spider-Man in questi ultimi anni, così come ovviamente la moltitudine di oggetti pubblicitari e altri gadget con la sua effigie e che hanno inondato il mercato mondiale con dei pupazzi, giocattoli e altri oggetti più o meno utili. Ma la notorietà di cui gode Spider-Man supera in realtà il livello commerciale, perché le sue imprese fisiche e il suo fascino imparabile perseguitano le menti di questi innumerevoli fan, i quali desiderano più di ogni altra cosa somigliarli, o perlomeno acquisire i suoi affascinanti superpoteri. Ma se la maggior parte tra loro si accontenta di comprare o fabbricare travestimenti ed accessori, alcuni vanno molto oltre, e talvolta fino al disastro. In questo modo arriviamo alla storia di questi tre giovani fratelli, ognuno di 8, 10 e 12 anni e che vivono nella città di Chayanta a sud-ovest del dipartimento di Potosí, in Bolivia. Il giovane trio manteneva il loro gregge di pecore come erano abituati a fare ogni giorno, parlando al contempo con passione del loro supereroe preferito, l'emblematico Spider-Man. Infatti la giovane confraternita, ossessionata dall'idea di poter somigliare all'uomo ragno e di avere gli stessi suoi poteri, a parte il fatto di aver tappezzato le mura delle loro camere con poster di quest'ultimo e di averlo reso il loro argomento di discussione preferito, non avevano proprio progredito nella loro ricerca. Quindi i tre fratelli avevano soltanto la loro immaginazione fertile per potersi creare delle storie in cui potevano rivestire mentalmente il travestimento del loro idolo e giocare alla lotta dei supereroi contro i supercattivi. Eppure quel giorno i tre piccoli pastori e fan incondizionati di Spider-Man sarebbero passati al livello successivo, perché alla fine avevano deciso di passare all'azione e fare come nella storia del loro eroe, lasciarsi mordere da un ragno per ottenere i suoi poteri. In realtà, imbattendosi faccia a faccia in una rappresentante di questa specie, gli è venuta in mente l'idea di lasciarsi pungere, perché hanno probabilmente pensato che il suo morso trasmettesse loro indubbiamente gli stessi poteri di Spider-Man. Così, e come Peter Parker, potevano subire una vera trasformazione fisica che li avrebbe resi finalmente i supereroi che hanno sempre sognato di diventare. I bambini hanno notato la sua somiglianza con un ragno che, dopo aver morso Peter Parker nei comics e nei film dell'universo Marvel, lo ha trasformato in supereroe.
I ragazzi hanno deciso che se anche la vedova nera li mordeva, allora ognuno di loro sarebbe diventato sicuramente Spider-Man, quindi bastava loro farsi mordere semplicemente dal cattivo insetto e si sarebbero svegliati sicuramente il giorno dopo con i poteri dell'uomo ragno, perlomeno concepivano le cose in questo modo. E il loro incontro fortuito con l'arachnide avrebbe dato loro l'occasione tanto attesa di poter attuare il piano, e così facendo pensavano di poter realizzare il loro sogno. Purtroppo entravano in un pieno e oscuro doloroso incubo, perché se non si sa davvero cosa ha combinato il giovane trio, sappiamo almeno a che genere di ragno si sono immischiati e il meno che si possa dire è che hanno decisamente fatto la scelta sbagliata. I tre giovani fratelli boliviani si sono infatti imbattuti in una delle specie di ragni più velenose del mondo, la pericolosissima e mortale vedova nera. Misurante circa 15 mm, possiamo agevolmente riconoscere i rappresentanti di questa specie grazie a un disegno a forma di clessidra rosso acceso, perfettamente simmetrica, situato sull'addome globulare di un nero acceso dalle femmine. La vedova nera prende il suo nome dal fatto che la femmina mangia il maschio dopo l'accoppiamento, benché ciò non sia sistematico tra questa specie, popolando la maggior parte dell'America del Nord. A dire il vero pericolo di questo cattivo animale risiede nel suo veleno estremamente potente, che a titolo di confronto risulta essere 15 volte più tossico rispetto a quello del serpente a sonagli. Solitamente la vedova nera non è aggressiva e attacca raramente le persone, allora i ragazzini hanno dovuto provocarla. Per fortuna la quantità iniettata in caso di morso è molto più debole, ma resta il fatto che può tuttavia risultare per le persone a rischio, come i bambini in tenera età e le persone ammalate, molto dannosa. L'alfa-latrossina contenuta nel veleno di queste specie causerà violenti disturbi neurovegetativi con variazioni della temperatura, del sudore freddo, così come mal di testa, spasmi muscolari e nausee. Il morso di una vedova nera è così doloroso, il suo veleno è talmente potente che le vittime vanno in uno stato di shock e hanno praticamente l'impressione di passare dalla vita alla morte, un'esperienza molto dolorosa di cui i tre giovani fratelli boliviani ne avrebbero purtroppo fatto le spese, perché così facendo il primo dei fratelli aveva già preso un pezzettino di legno e aveva iniziato a provocare la bestia cattiva, finché tirasse fuori i suoi artigli e li mettesse bene in evidenza. Il ragazzino gli offriva allora il suo magro e piccolo avambraccio nudo e fragile che il ragno non si fece pregare di mordere vistosamente, procurando un dolore folgorante nel frattempo. Le urla di agonia e di terrore del bambino non furono percepite nel modo giusto dai suoi altri due fratelli, i quali interpretarono questa crisi come piuttosto un passaggio obbligato verso la qualità del supereroe, o come un dolore passeggero che indicherebbe appunto che la trasformazione tanto attesa stava per realizzarsi. Così, invece di andare a chiedere aiuto, gli altri due fratelli hanno a loro volta teso le loro mani verso la sanguigna vedova nera, la quale peraltro aspettava soltanto ciò, visto che li ha morso subito, facendoli raggiungere il loro fratello nell'intenso dolore che viveva. Le loro urla e le lacrime, in perfetta sincronia, hanno infine potuto attirare l'attenzione della madre, la quale raccoglieva legno per il riscaldamento non lontano da lì. Quindi quest'ultima accorse per ritrovare i suoi figlioletti in preda a una crisi di una gravità estrema, visto che hanno ricevuto prime cure sommarie, così come medicine per i morsi. Ma siccome il loro stato di salute non si era migliorato, sono stati allora portati in un ospedale della città di La Lagoa, prima di essere trasferiti all'ospedale per bambini della capitale boliviana di La Paz. Al loro arrivo i ragazzini continuavano a soffrire di violenti dolori muscolari, di sudorazione, di febbre e di tremori generalizzati, finché non vennero finalmente curati con un siero, il quale si è molto fortunatamente rivelato efficace. La salute dei tre ragazzini si è allora migliorata altamente e dopo una remissione di 5 giorni sono stati finalmente autorizzati a tornare a casa presso la loro famiglia. Bisogna dire che gli strascichi psichici, così come il ricordo del dolore atroce, saranno stati davvero traumatizzanti per i ragazzini e il loro desiderio di diventare degli apprendisti Spider-Man è stato praticamente cestinato. Ovviamente il caso ha avuto una grande risonanza a livello nazionale e visto il suo carattere altamente insolito ha persino superato i confini per diventare un vero fenomeno su internet.
Così Virgilio Pietro, chef dell'epidemiologia del Ministero della Salute, il quale ha discusso del caso durante una conferenza stampa, non ha trovato di meglio che esortare i genitori ad aiutare i loro figli a capire la differenza tra realtà e fantascienza. Per fortuna questa volta è stata più la paura che il danno. I tre fratellini si sono salvati miracolosamente e chissà, forse hanno persino ereditato di alcuni poteri o perlomeno di un'avversione e di una fobia praticamente viscerale verso qualsiasi insetto strisciante e velenoso. Allora, cosa ne pensi di questa storia insolita di vedova nera e di superpoteri? Esprimici le tue impressioni nei commenti. Grazie e a presto!